benvenuti in un nuovo video della Space Family. Oggi faremo un video, diciamo, un po' particolare. Mai fatto. Sì, noi siamo qua come voi. Esatto. Ma virtualmente vi portiamo nella nostra giornata a Fiabilandia. Esatto. Ok? Che è un posto per noi molto importante. Se vi ricordate, lì aveva fatto pure la prima giostra Martina. È passato quasi un anno da quel giorno, quindi abbiamo voluto registrare, diciamo, pezzi di quella giornata dove sono successe tantissime cose. Esatto. Perché e oltre... ve la spieghiamo un po'. Esatto, quindi io direi di iniziare proprio da lì. Dalla prima giostra di Martino. Andiamo! Guardate che outfit! Oh là là! Eh? Due boss nani! Dai, andiamo a distanza di un anno sulla prima giostra di Martino. Andiamo! Andiamo, andiamo! Ok, raga, stiamo per entrare. Non vedo l'ora di vedere la differenza da Martino piccolo a Martino un po' più grande su questa giostra, perché è stata la sua prima giostra in tutta la sua vita. Aveva avuto un po' di paura all'epoca, vediamo. Ma poca, poca. Adesso penso ne avrà di più, perché Martino è un po' un cagasotto. Devo dire la verità. Come il padre. Esatto. Mamma, sei pronta? Sei pronta? Yuhu! Andiamo, andiamo. Ok, stiamo salendo. Oh Maronna. Oh Maronna. Oh Maronna. Guardate la foto com'è venuta. Raga, questa è la foto di Mamo. Un anno cresciuto dopo. E abbiamo pensato, bensì, sì, a parte sì, la tua no, faccia. Vorrei far vedere un attimo che Sara è venuta bene. Martino, io sembra che sto facendo la cacca e mi sto sforzando. Ma vabbè. Comunque, abbiamo pensato che anche che ogni volta che cresce andiamo sempre sulla stessa giostra. Anche quando eravamo a 30 anni. Io con il braccio Martina a 30 anni che mi spiazza in due perché sarà grossissimo. Comunque ragazzi, andiamo avanti con la nostra giornata perché sono successe tantissime cose. Sara dopo ha avuto la brillante idea di andare sul brucomela. Sì, ma premettiamo che abbiamo entrambi paura delle giostre. Però ho detto, siamo qua, superiamo le nostre paure col brucomela. Bene, guardate. Guardatevi il brucomela. E adesso non poteva mancare il brucomela, che io ho paura e anche tu. È la massima attrazione che io e Sara possiamo fare perché siamo due cagasotto. No, non l'abbiamo mai fatto. Io ho paura. Dai, andiamo. Ho ripensato. Andiamo sul brucomela. Vai, amore. Primo Vado. Posto. No, prego. Ah, prima vada, io. Vada prima lei. Prego. Ok. Sul brucomela. C'ho un po' paura, eh? Beh, oddio. Ah, è bella antenna. Antennone. Oddio, perché ci sta questo? Patronaccio. No, ma uno può tenersi pure qua, via, che è pericoloso. Qua per non volare via fuori. Dai, per volare no, fuori, è da brucomela. Amo, ti giuro, scendo. Dai, mo. Pronti? No, riparte. Non si può più scendere, amo, non si può più scendere. Dai, brucomela possiamo farcela. Oddio, ma non si può più scendere. Ora entriamo dentro la mela. Oddio, sta andando sempre più veloce.
vergogna. Ce la potevamo risparmiare questo urletto. Va bene, dai, missione compiuta. Dio mio, raga. Computer. Ha avuto paura pure lei brucomela. Ma veramente quando era sopra mi diceva: no, ti prego, non possiamo più scendere. No, ti prego. Comunque, dopo abbiamo fatto vari clip della giornata. Sì, siamo andati in giro per il parco. Perché tra l'altro lì vi abbiamo incontrati. Siete venuti tanti di voi a incontrarci. Oh, grazie. Allunga la manina, dai. Un regalo per mamma. Oh, grazie. Sto sorridendo. Cos'è? No! Ma che cos'è, amore? I giochini che ti piacciono? Grazie! E abbiamo fatto le foto, gli autografi, c'erano le nostre feste. Soprattutto l'abbiamo fatto dentro un circo. Dentro un circo, per la prima volta. Cioè noi possiamo dire che la Space Family ha fatto un evento nel circo. Nel circo, esatto. È stato molto particolare. Pazzesco. Pure particolare come quella volta che eravamo dietro il circo e Martino ti ha messo un cerchio dietro nel collo. Ah sì, che mi stava per strozzare. Esatto. Guardate. Mamma, cosa hai fatto alla mamma? Mi ha messo l'aureola. Mamma, piano. Aia. Piano. Lo so che vuoi fare il giocoliere, però. Piano. Sì, ormai l'hai messo qua. Così è un'aureola. Anche tu? San Martina di Calcutta. Dopodiché siamo passati a vedere l'esibizione delle nostre amiche, nonché circensi. Martino guardava, eravamo lì in prima fila. Ovviamente. Queste roteavano su cielo, in cielo. Però è stato bellissimo. È stato. Soprattutto loro sono molto carine, dolci. Pensate che loro hanno chiamato l'anno scorso la loro papera Mamo e quest'anno sì. Hanno chiamato il cagnolino Mamo. Mamo! Ma veramente? E c'ha proprio la targhetta con scritto Mamo per Martino. Cioè l'hanno chiamato Mamo per Mamo, il nostro Mamo. E qui c'è un cagnolino che l'hanno chiamato Mamo. No, vabbè, raga, due mami insieme. E Mamo! L'hanno chiamato Mamo per Mamo. Quindi è un piccolo Mamo. Oh, infatti lo chiamiamo Mamito. Ciao, Mamo. Mamito lo chiamate. Addio Mami. Ciao Mamo. Oddio che Mamo, però non te lo sei filato il tuo fratello gemello. Ecco. Il tuo Mamo. Si chiama Mamo come te. Però questi clip che avete visto erano il dopo di una cosa che è successa, perché Vale per la prima volta, avete visto che Vale in queste clip era un po' strano, aveva qualche trucco strano. Vabbè, in faccia. Dai, lo dico, ragazzi, mi hanno non costretto, mi hanno chiesto gentilmente: ma ti andrebbe di fare il nano in Biancaneve 7 nani? Io all'inizio ero un po' titubante, però poi ha visto che io ero molto sì. Poi diciamo nano. Per farla contenta mi sono travestito da nano e ho fatto lo spettacolo di Biancaneve e i 7 nani. Ed era Brontolo. Io ero Brontolo, quindi andatevi a vedere questo bellissimo spettacolo. Guardate. E ditemi se mi riconoscete. Amore, in fase di preparazione. Cosa stai facendo? Niente, mi hanno costretto. Fatti vedere. Guarda. Devi vedermi dopo. Là vedo Biancaneve. Spoilerata Biancaneve. Qua ci sono altri nani. Qua c'è il nano della Juve. E poi ci sono altri. Ci sono altri nani. Ma non spoileriamo. Mamma mia. Siamo per la strega cattiva. Oddio, amore, ci sta anche la strega cattiva, eh. L'hai vista la strega cattiva? È passata adesso. Abba. Dici papà? Abba. Papà? Abba. Babà? Mamma. Bamma. È un nuovo modo per chiamare papà, bamma. Mamma. Papà. Mamma. Papà. Biancaneve sta iniziando, mamma. Stiamo guardando il papà fra poco. Lei è una di quelle bravissime che avete visto prima. Raga, ora ci facciamo due risate, ok? Sta per uscire Vale vestito da Brontolo. Da Brontolo.
Non vediamo l'ora, raga. Ah, ok. Raga, sta iniziando? È il secondo. Loro che mi aiutano. Mamma, tuo papà è un nano. No, vabbè, raga, oddio, non lo riconosco. Eccolo. No, vabbè. Prenderà qualcuno a eseguire i suoi ordini. Non devi aprire la porta a nessuno quando sei sola, ricordo. Io sto morendo da ridere, era il mio sogno vederlo così, ve lo giuro. Eccolo! È quello là! Spesso andavo a guardarla e mi portava a vivere. Un giorno passò di lì un principe che non poté fare a meno di baciarla. Guarda. No, vabbè. No, è una cosa. Spettacolare, amore! Insieme al principe si avviarono al castello per celebrare le loro nozze. Guarda come se la muore! Guarda lei! Biancaneve, il principe e i sette nani vi salutano e vi augurano un proseguimento di giornata. Finlandia! Raga, allora innanzitutto devo dare un voto a Vale e datelo anche voi. Com'è stato? Bravo. Dai, sei stato bravo. Non sapevo che come nano ero bravo. Ma siete uguali, che belli. Comunque, proprio una bella giornata qua, Fiabi. Ma chi è? Ma è una signora? Oh, lasciamola fare. Scusi, salve. Scusate, ma ho appena visto la mia casa dei sogni. Cioè io, certo. Abbandonatemi qui dentro una casa del genere, in mezzo alla montagna. Questa è la casa del contadino, la casa di Sara, entriamo. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Cioè, raga, è pazzesco. Guardate. No, vabbè, questa è casa mia. Cioè, questa è casa mia, raga. Cioè, abbandonatemi proprio qui a me.
cosa c'è qua? Le uova, vedi amore, ti posso fare la frittata. Poi che abbiamo qua? Ah, vedi, il lavandino di una volta. Comunque, niente, questa qui... c'è gente che entrava in casa mia e purtroppo non posso farci niente. Amore, ma qualcuno è entrato in casa mia? Dopo vari ancora giri nel parco, per concludere in bellezza, hanno detto, ma andiamo a fare i tronchi? No, aspetta, no. Perché tu non sapevi cos'era sì. Un tronco. Io pensavo che andavo solo nell'acqua col tronco. In realtà erano i tronchi che facevano e poi... Esatto. E c'era, dobbiamo dire, una discesa piccola e una grande. Sì. Praticamente loro mi hanno detto, faremo solo la piccola. E mi io, hanno ingannato, okay. Perché gli hanno detto, facciamo solo la piccola, poi si ferma. Perché ovviamente il parco era chiuso, noi stavamo dopo, diciamo dopo, quando è chiuso il parco. Lui praticamente gli ha detto di sì, sono partiti e guardate e cosa è successo. E mi sono reso conto che dovevo fare anche la discesa con la grande. Raga, fa troppo ridere, guardate. Pochissima. Vale? Oh, dimmi. Come va? Ho paura. Di cosa? No, sta cosa. Ma di che? Dell'acqua? No, di salire. Di salire dove? Ecco, tienti stretto. Bravo. Salutatelo per l'ultima volta. Ciao. No, sbagliamo tanto. No! Tantissimo! C'è già tutti i piedi bagnati. Si può ribaltare? Madonna, come traballa su. È normale questa cosa. Sono io! Oh, madonna, come oddio, stiamo per salire! Stiamo per salire, mamma! Stiamo per salire, mamma! Stiamo andando su. Aiuto! No, aiuto, mi sa che mano. Dio santo, Paolissimo. Oddio. Vale, guarda la discesa. No, mi avevate detto per... Oh, madonna! Oh, madonna! Oddio. Oh mamma. Facciamo un altro giro, manco Ale. Manco morto, faccio un altro giro. Dove vai? Aspetta! Dove vai? Sono vivo! Ebbene, questa è stata un po' la giornata piena di giostre, cose. Io mi sono spaventato, non la farò mai più nella mia vita, ragazzi. Scriveteci qua sotto nei commenti se voi avete paura. È sceso terrorizzato. Oh, no. Se me l'ha ingannato, me la sono presa con lei perché mi ha ingannato lei. Prima. Però è stata una bellissima giornata, ringraziamo ancora i nostri amici di Fiabilandia. E ragazzi, noi oggi vi salutiamo, vi abbiamo voluto raccontare la nostra giornata perché è stata una giornata molto, molto piena di cose, di bella per e noi. Poi perché hai fatto la prima esibizione. Ho fatto anche la mia prima esibizione, cioè. Non facevo un'attrazione dal 57 avanti Cristo. Quindi è stata una bella giornata, sono sopravvissuto. Esatto, e oltretutto io volevo un attimo ricordarti, amore, che il video è arrivato a 30.000 like. Ma quello che dormiamo? Va bene. Cioè, raga, io lo va so. Va bene. L'ho detto pure. Va bene. Stasera registriamo il video in cui dormiamo. Allora, se questo video la sparo altissimo, così non ci arriverà mai. Dai. A 50.000 faccio le montagne russe.
A 50.000, no, raga. Allora, no, ok. Ok, ha detto una cosa. È impossibile. Aspetta, cioè, aspetta. Arriva, no, aspetta. Raga, ha detto una cosa forte. Nel senso, voi non siete pronti a capire quanto lui ha il terrore delle montagne. Ve lo giuro su Mamo. Ha proprio il terrore delle montagne russe. Ma anche tu ce l'hai, non fare quella. Anch'io, però, dato che tu l'hai detto, se arriva a 50.000, lei fa ci arriva. Quindi, raga, vi prego, fate arrivare a 50.000, vi prego, ve lo giuro, spammerò sto video ovunque, levati, ve lo giuro, vi prego, mandate questo video a chiunque, no, per me, almeno mette, deve solamente mettere, gli dici, ma, te prego, metti like a sto video, pa, e un'amica, amica, vuoi mettere, per cioè, raga, a vostra zia, a vostra nonna. Non ci arriva, vi intanto prego. Noi stasera andiamo a registrare la nostra notte, che vedrete prestissimo. Qua sul nostro canale della Space Family, noi vi salutiamo, mettete, non mettete like a questo video, sì, iscrivetevi like al canale, seguiteci su Instagram. Oh, però l'hai detto, Emo. Sì, ma no, non ci arriva. Però se ci arriva l'hai detto. Sì, ci vediamo al prossimo video della Space.